chiamavano Bocca Bramosa, mirava al potere, mirava al potere. Lo chiamavano Bocca Bramosa, mirava al potere sopra ogni cosa. Appena scesa a Palazzo Chigi dal paesino suo di Rignano, tutti si accorsero al primo sguardo che era un tipetto davvero strano. Chi la politica la fa con gioia, chi se la sceglie per professione, Bocca Bramosa né l'una né l'altra la praticava per ambizione. Ma l'ambizione poi lo conduce di squizzi a soddisfare le voglie, perciò lo statuto ai lavoratori improvvisamente lui glielo toglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca Bramosa si prese il lusso di giudicare mezze calzette, tanto Landini che la Camusso. Il sindacato è vecchio e perdente e non gli lesina mai un insulto, di Confindustria il presidente per lui è un tenero di putto. Lui promette a destra e a manca riforme mance da euro 80, ed io confesso che qui dal mio canto di maltrattarlo di voglia ne 80. Così un giorno con un cinquettio lui disse: Enrico, tu stai sereno, perché finalmente subentro io un patto da fare al Nazareno. Quindi un inciuccio senza vergogna mi fece consiglio pregiudicato, per i dettagli ricevette Verdini, suo prossimo ospite sarà Salvini. Nel negoziato per il Quirinale unico escluso fu il Mortadella, ma visto che non gli piaceva nessuno ripiegò senz'altro su Mattarella. Tra le riforme da lui ideate non manca quella della buona scuola, anche se poi a parere di tutti quella lì sembra una vera sola. Altra modifica da lui pensata è un senato che vale di meno, queste qualcuno le chiama schiforme, sarebbe ora di mettergli un freno. Alla Leopolda c'erano tutti, da Farinetti a Pietro Ichino, alla Leopolda c'erano tutti, come concordia a farli inchino. A riverire chi frano molto, con larghe intese, a riverire chi frano molto, affonderà il bel paese. C'era un cartello rosso, con la scritta gialla, diceva: vedi Bocca Bramosa, i rottamati sta sempre a galla. La legge Fornero è illegale, disse la Corte Costituzionale, ma le pensioni non le ritocca, lasciando tutti con l'amaro in bocca. E l'altra mostra successiva sarà di abrogare l'IMU e l'IVA, sicuro non ai lavoratori, ma certamente agli evasori. Ora i ministri con contentezza e con estrema confusione, con una scena da grande bellezza, se ne vanno tutti in processione. E con la Boschi in prima fila, del Rio Poretti ed anche Alfano, in via Serpenti vanno ogni mese a interpellare Napolitano.